Carufi, sono il viceprefetto vicario di Firenze. E accanto a me la dottoressa Santoro, che è viceprefetto appunto a Firenze, dirige attualmente l'area di protezione civile e difesa civile e soccorso pubblico. Il terzo componente della squadra, quindi l'altro subcommissario, è il dottor Ragusa, che è l'attuale dirigente dell'area economico-finanziaria e contrattuale della prefettura di Firenze. Per noi è ovviamente un onore essere qui, non solo perché è un ulteriore modo per noi, oltre le funzioni che noi svolgiamo normalmente, un ulteriore modo di servire la comunità, in questo caso la comunità figlino in cinese. Figliese, vediamo poi come si chiama, dottore? Io? No, comune nuovo me l'ha definito Figliese, no, oppure no, non so, Inci Figliese, boh, non lo so, vediamo. Per noi, come dicevo stamattina, quando abbiamo incontrato già in un incontro di presentazione informale con le rappresentanze sindacali dei lavoratori del comune, per noi è un onore ed è una bella sfida professionale e personale, perché la fusione è già di per sé un fatto estremamente significativo di un comune intento di voler rafforzare il proprio peso sul territorio, la statura di un territorio. Il detto l'unione fa la forza non è casuale, ed è ancora più significativo se si pensa che appunto sono due comuni che tutto sommato potevano anche continuare sulle proprie gambe, essendo comuni già di una certa dimensione. E questa volontà va ovviamente apprezzata, va ovviamente valorizzata, e noi siamo proprio qui per questo, per servire queste due, che ora sono diventate una comunità, che hanno espresso in modo veramente forte e convincente questo intento di razionalizzare, di organizzarsi in modo probabilmente ancora più moderno di quanto non lo siano già attualmente. Per noi è una sfida professionale sotto diversi profili. Primo, perché appunto l'unione di comuni, la fusione fra due comuni è un fatto in sé abbastanza nuovo. Ci sono state ovviamente altre esperienze in altri territori, ma credo proprio che in Toscana siano le prime esperienze. E poi una piccola digressione proprio prettamente nostra: normalmente i funzionari prefettizi sono chiamati a svolgere le funzioni commissariali in situazioni traumatiche. Non parlo di scioglimenti addirittura per infiltrazioni mafiose, ma anche nei casi di scioglimento straordinario e ordinario ci sono eventi, normalmente si registrano degli eventi che sono appunto dei momenti di frattura, dalle dimissioni alla mancata approvazione del bilancio, alla sfiducia e così via. Ecco, questo è l'unico caso in cui invece lo scioglimento è veramente virtuoso, proprio anzi voluto, desiderato, fortemente desiderato dalle amministrazioni precedenti. E questa è appunto un'ulteriore sfida. Se normalmente il commissario è chiamato a garantire una continuità amministrativa in un momento di
come dicevo prima, di frattura o comunque di un momento di disfunzione di un ente, ancora più impegno lo deve mettere laddove questa frattura non c'è stata, cioè questo evento traumatico negativo non c'è stato, anzi è un evento positivo, quello appunto della comune volontà di fondersi. Quindi noi siamo qui, abbiamo già preso atto delle intenzioni manifestate con atti deliberativi veri e propri dalle precedenti amministrazioni sul piano organizzativo. La prima mia delibera, perché lo ricordo, ma è solamente, è forse superfluo, i poteri del commissario assommano sia quelli del sindaco che della giunta che del consiglio comunale, e quindi abbiamo già deliberato l'assetto macrostrutturale del nuovo comune, e con l'assegnazione delle posizioni di responsabilità e con l'assegnazione del personale. È una presa d'atto, perché appunto le due precedenti amministrazioni guidate dal sindaco, dai sindaci Nocentini e Giovannoni, avevano già deliberato in tal senso anche in funzione dell'unione dei comuni, che come sapete si è estinta ugualmente ai due vecchi comuni. E ora stiamo cominciando ad affrontare nel dettaglio le varie problematiche che intuitivamente riguardano più l'omogeneizzazione delle due strutture, che ne devono diventare una sola. In alcuni casi è un processo che si preannuncia abbastanza semplice, perché ci sono già precedenti esperienze di gestione associate, vedasi soprattutto la Polizia Municipale, ma anche altri servizi. Alcuni invece continuavano nella loro, cioè fino al 31 dicembre mantenevano la loro identità, e quindi il processo di omogeneizzazione, di accorpamento, di diffusione sarà intuitivamente più delicato. E il nostro orizzonte temporale è ben definito, questo è chiaro, perché il nostro compito si esaurirà con le elezioni. Da parte nostra, quindi, in questi mesi faremo qua tutto quanto nel nostro potere, ma anche come nostro impegno faremo di tutto per imprimere una svolta la più positiva possibile al processo di diffusione. Sul piano appunto dell'accorpamento degli uffici, anche delle procedure, delle discipline, fermo restando che ovviamente certe scelte, soprattutto quelle strategiche, non possono che essere assunte dagli organi democraticamente eletti. Quello che mi sento in questo momento, e poi ovviamente vi lascio la parola dopo appunto due parole anche della dottoressa Santoro, e che ho raccomandato sin dal primo momento ai responsabili dei servizi, così come sono stati individuati e da me confermati, ho raccomandato che tutto il personale sia proteso ad evitare disfunzioni di ogni sorta nei confronti della cittadinanza. A questo punto non parlo più delle due cittadinanze, della cittadinanza di Figline e Incisa, perché appunto nessuno ne abbia da trarre un qualche svantaggio, probabilmente qualche problema, qualche situazione da risolvere si dovrà affrontare ugualmente. Ecco, però quello che qui intendo confermarvi è che stiamo lavorando, e abbiamo dato anche direttive in questo senso ben precise ai responsabili dei servizi, stiamo lavorando proprio perché queste disfunzioni, le eventuali problematiche, siano contenute al massimo.
In questi giorni abbiamo già anche definito qual è l'ambito di riferimento fra me e i miei due colleghi. Non stiamo parlando di deleghe, perché in realtà poi il commissario è una figura unica, quindi i poteri di deliberazione sono del commissario o del subcommissario vicario nel caso di mia assenza. E è chiaro che il confronto fra noi tre sarà costante e continuo, soprattutto siamo colleghi d'ufficio che quotidianamente si vedono in prefettura, quindi viene da sé. Ci siamo attribuiti degli ambiti di riferimento anche per costituire dei punti di riferimento più diretti fra i vari responsabili e anche nei confronti della gente. In particolare la dottoressa Santoro si occuperà della parte, diciamo, tecnica, lavori pubblici e urbanistica, e poi, che poi nel settore tecnico non c'entra niente, ma comunque i servizi alla persona, quindi i servizi socio-assistenziali e culturali. Il dottor Ragusa, che per forza di cose, essendo un dirigente di ragioneria, per la sua professionalità, curerà la parte relativa a bilancio, tributi, società partecipate e quant'altro attinente a queste materie. E io invece direttamente mi occuperò di polizia municipale, di organizzazione, innovazione e poi i servizi, diciamo, demografici, anagrafe e così via. Credo che però ci sia anche il SUAP comunque, ecco, quindi lo sviluppo economico. Ecco, quindi non sono deleghe vere e proprie, sono ambiti di riferimento. In questa cornice io ho già definito, i miei colleghi lo faranno fra oggi e domani, anche degli orari di ricevimento al pubblico, perché ovviamente siamo assolutamente disponibili e prontissimi al dialogo e al confronto con la cittadinanza. Nel mio caso sarà il giovedì, i colleghi poi, a secondo delle loro scelte, poi lo faranno ovviamente sapere. Il fatto che noi siamo in tre ci consentirà di stare o a turno o a rotazione o comunque anche in certi momenti anche tutti insieme il più possibile sul territorio.